Ciao a tutti ragazzi, sono io Mirko della Grado Family e continua il gameplay su Detroit Become Human, software instabile. Ah, siamo tornati qua, ho un ombrello, per quale cazzo di motivo non lo apro che diluvia? Non lo so. Comunque ragazzi, vi invito sempre a lasciare un bel like e niente. Spero che vi stia piacendo questa serie come sta piacendo a me. Ah, io pensavo fosse qua in mezzo, la tipa invece. È di là, niente. Ma questo po', cioè lei sarebbe tipo la nostra padrona che ci dà. Non ho capito chi è lei. Salve Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ma cos'ha dei Ti va di foglietti fare due attaccati? passi? Ha dei foglietti attaccati al braccio. Ma... Vabbè. Quel deviante poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo. I devianti sono irrazionali. Anticiparne il È una comportamento è stronza lei difficile. comunque. Non Ma vuole che noi dovevo essere più stiamo... pronto. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Segni sui Sulle muri. pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri C'erano simboli. anche cose da Come gli sbloccare. altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Che altro? Era affascinato dagli uccelli. Sappiamo di devianti attratti da altre forme di vita, come insetti o animali. Ma mai in questo modo. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Ho preferito salvare il Come va il tipo. tuo rapporto con il tenente Anderson? Bene, dai. Sembrava grato quando l'ho salvato sul tetto. Non ha proferito parola, ma ho capito comunque. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla, a tutti i costi. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. Ok. Un po' una stronza. Beh, c'è un nuovo caso, vediamo stavolta il deviante chi è. È anche nostro amico, cerchiamo di non far troppe cazzate. Vabbè, figa, l'abbiamo salvato una volta, dobbiamo farne di Tenente cazzate. Anderson! C'è nessuno? Mi sembra un po' scortese entrargli in casa così alla brutta boia. C'è il suo cane, ma... Poi stranamente non si è messo ad abbaiare, ma vabbè. Cioè di solito suona il campanello, fanno un casino i cani, della Madonna. No, merda! Tenente Anderson! Vaffanculo. Imbracchiamo tutto, spacchiamo tutto. Piano! Sumo! Siamo amici, vero? So il tuo nome. Devo salvare il tuo padrone. Ne sa Sumo.
Zè, ho già girato con l'alcol, eh. Zè, si è suicidato, no? Scotch whisky. Sei tutto in merda. Ah no. Leggera aritmia. Niente di grave. Tenente. Sospetto come etilico. Si svegli, tenente. Sono io, Connor. Dovrò farla riprendere per il suo bene. Ma la avverto, lasciami potrà stare, essere stupido sgradevole. androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni. Cioè, dove cazzo è il bano? Sono! Attacca! No. Bravo! Attacca! Cazzo, mi sento di merda! Sai che è un po' Lasciami in pace, esagerato. pezzo di merda! Non mi muovo da qui! Ma che cazzo stai facendo? Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Ma è per il suo bene. Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma non puoi lasciarmi in pace. Ha evidenti problemi personali. Perché non consulta un professionista che l'aiuti? Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Stuzzica. Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di noi. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Vado io a prenderli. Ah. Cosa vuole indossare? Non rompere. Hippie righe strisce. Prendiamo strisce. Hippie, righe, hippie, non si sa perché. Tutto bene, tenente? Alla grande. Dammi qualche minuto, ok? Certo. Una bella stracciata. Il presidente Warren, durante il congresso, ha ufficialmente intimato alla Russia di ritirare immediatamente qualsiasi truppa presente nella regione Arctica. Nessuna replica dal Cremlino, ma è evidente che la situazione stia precipitando. È suo figlio. Deceduto. Ha perso il figlio. Scusi per la finestra, tenente.
Pensavo fosse in pericolo. Ovviamente la Cyberlife pagherà i danni. Puoi giurarci, gli manderò il conto. Che bello che è. San Bernardo, bello. Amalgeth. C'è qualcosa qua sul tavolino. Un disco di jazz. C'era qualcos'altro anche qua. Dove si voleva suicidare. Cioè, non dire niente, voilà. Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto. TV accesa, la lascia, non gliene frega un cazzo. Roulette russa. Ok ragazzi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.